molto gentile come persona, era poteva avere anche lui i suoi momenti magari di tristezza piuttosto che di fatica, perché poi lavorava anche tanto, però poi era uno che dava sempre, gli piaceva di dare il meglio di sé quando era in contatto con gli altri, e quindi era anche speciale da questo punto di vista. Un aneddoto o un ricordo di Silvio Berlusconi? Silvio Berlusconi era soprattutto un uomo buono, oltre a un grande imprenditore, un grande politico, un grande uomo dello sport, ma più di ogni altra cosa era un uomo buono e generoso, ed è stato sempre al mio fianco in tutte le battaglie in difesa degli animali e dell'ambiente, perché solo le persone buone di cuore amano gli animali, li rispettano ogni forma di vita come faceva lui. La genialità, la generosità, una persona assolutamente che non conosceva il pessimismo, e io l'ho conosciuto da ministro nel suo ultimo governo, l'ho conosciuto come persona, direi assolutamente che con lui se ne va un pezzo d'Italia. Come reputa i commenti che ci sono stati in generale in tutte le testate italiane, anche in merito addirittura tra virgolette a un'esagerata santificazione? Lei è d'accordo? No, io credo che sia esploso l'amore degli italiani per il presidente, punto, tutto qui. E si è finalmente capito chi era il presidente Berlusconi, si è capito tutti gli sforzi che ha fatto per mediare tra le varie parti politiche e per tutti gli anni in cui lui c'è stato, e per noi di Forza Italia è stata e sarà una guida ancora molto forte. Sarà lui la nostra guida. Tutto il sacco di barzellette, sempre mi diceva, mi chiamava testa di... Insomma, che effetto le fa vedere una piazza così e pensare che Silvio Berlusconi non c'è più? Beh, un affetto straneante, oltre alla tristezza ovviamente per chiunque abbia conosciuto le qualità dell'uomo, è un effetto straneante perché oggi per il paese si chiude indubitabilmente un'epoca basata sulla figura fisica, politica, umana, professionale di Silvio Berlusconi. Tutta la Seconda Repubblica in qualche modo è stata imperniata sul suo protagonismo, e quindi oggi in qualche modo, salutando per l'ultima volta Silvio Berlusconi, salutiamo anche un pezzo delle nostre vite per come le abbiamo conosciute, e comincia un'epoca diversa. Per parlare di lui bisognerebbe stare qua tanti giorni, perché c'è tanto da dire. Un uomo straordinario, un uomo generoso, un uomo meraviglioso, un uomo con un talento che pochi avevano. Il ricordo di Berlusconi è stato lui quando cantava per esempio con mia madre alle serate, la sua leggerezza, era scanzonato, non era politicamente scorretto, mi è sempre piaciuto per questo. Come Fini era un bacchettone quando io stavo in Alleanza Nazionale, lui era una persona straordinaria, generosa. Io ricordo sotto Natale che faceva i regali a tutti, ai deputati, agli uomini, alle donne, poi andai da Fini e dicevo a Gianfranco, dico guarda che Berlusconi ha fatto dei regali pazzeschi, e lui mi disse vai con la Polibortone a comprare una cornucopia, neanche di peltro, ho detto vabbè tieni della ciao. Che canzoni cantava? Sì, quelle canzoni francesi sue, non la voglio cantare, mi intristisce. Da comunque Berlusconi è presente, c'è e sta vedendo tutto questo e dice vedi, allora ho lasciato una cosa importante per gli italiani. Metteva la sua capacità nell'editoria, nelle televisioni, nello sport, nella finanza, ha sempre avuto grandi successi nella politica. E questo dimostra l'eccezionalità della persona, poi una grande umanità che sarà indimenticabile. Grazie. Io sono sempre stato legato, ormai quasi 30 anni, tra poco facciamo, sono sempre stato legato a Mediaset, alla famiglia Mediaset, a Berlusconi, al quale io devo ovviamente tantissimo, perché quando lui mi ha visto in televisione io non ero nessuno, quindi mi ha portato nella sua grande famiglia in Mediaset, mi ha dato una grande opportunità di fare questo lavoro e di essere poi quello che sono. Quindi, quindi lo sentivo nonostante tutto? Certo, Berlusconi per me è stato comunque un grandissimo legame affettivo, di stima, di affetto, oltre che professionale.